Ah, scommetto che in quella parete lì dovrò arrampicarmi con questa specie di picozzo. Allora spero di scoprirlo presto. Stai molto attenta, Lara. Molto attenta, Lara. Dai, però muoviti. Torniamo e lo troviamo morto, Arrot. Mi dispiacerebbe non poco. Se in te proverei a usare la piccozza su quelle rocce laggiù. Posso arrampicarmi? Bellissimo. Wow. Yeah. Ok. Oh, quindi per forza bisogna saltare per muoversi di lato. Ah, peccato. Allora. Sono sicuro che con questo coso si possa. Ah, no. Non ci posso fare niente. Però con quello sì. Meh, materiali. Materiali. Quindi. Ah. E adesso che dovrei fare? Ah. LOL. Ah. No. Dai che ce la fai, arrampicati però. Allora adesso che dovrei fare? Lanciati! Bellissimo sto gioco. Ah, quindi questo qui non sarebbe una tomba. Quindi. Hop. Hop. Vai. Quindi hop. Hop. Il tutto non mi piace. Il tutto è inquietante, direi. Vorrei essere in questa visuale in questo momento. Vorrei dire, ma vorrei che corresti. Vorrei che tu in questo momento stessi correndo. Perché dovresti muoverti così come un handicappato lento? Tomba dell'indegno. Ma io non mi fermo qua sinceramente. Figure reali. Servitrici della regina del sole. Interessantissimo, vedi. Se utilizzassi l'arco. Pare che ad ogni colpo si stia abbassando. È una mia impressione. No, scherzavo, una mia impressione. Però so come farla abbassare. So come diciamo cacciargli peso molto rapidamente. Oddio. Perché non puoi utilizzare la tua picozza? Magica picozza! Quindi... Vaffanculo però. Di cuore. Ah! Quindi direi che salto qua sopra. Ne incendio una. Ne incendio un'altra. E incendio l'altra ancora. Ok, le ho incendiate tutte e tre. Questa qua risale. E adesso non dovrei aver problemi a fare quello che devo fare. Ma cosa devo fare? Boh. Ah, picozza. Picozze. Picozze, se direi.
beh, che devo fare? Là vedo segni per picozze. Però strano, mi sento stupido. Che io sia stupido? Qua è da arrampicata. Dice qualcosa da per aprire. Qua non c'è niente. La gatana. Per un attimo allaggato di schifo. E quindi non so che fare. E quindi salti, non fai niente. Salti qua, magari non fai niente nemmeno. Oh, perché me lo aspettavo? Inutile. Sei una persona inutile, Lara. Sei una persona inutile. Vaffanculo. Sei un essere immondo, Lara. What the fuck? Ma ci sono entrato dentro. What the fuck? Veramente. Vai, Lara. Ce la fai a tirarti su? Sì che ce la fai. Sì che ce la fai, nonostante tipo tu abbia le braccia tutte bucate e il fianco distrutto. Tu puoi. La nipotina di Chuck. Questo luogo era in onore delle sacerdotesse. Incredibile. Incredibile. Dai. Quanto gold. Tutto mio oro, tutto mio. Ma è pieno di oro. Perché non l'hai preso? È pieno di oro. Fottiti, Lara, fottiti! E vaffanculo, tomba dell'indegno. Mi aspettavo di meglio da una tomba dell'indegno. Ok. E mambo. Ebbene, ragazzi, direi che provo ad uscire da questa cavernozzola e finiamo il video. Perché veramente mi annoio in questo momento. Perché non so che devo fare. E poi non so quanta memoria sia rimasta sul mio hard disk cucciolo. What the fuck? Ah. Allora, quindi direi... Vabbè. Va. Dai, proviamo a fare qualcos'altro di qualcosa di utile. Di sopravvivenza. Ah, di qua mi posso arrampicare. Vai. Pila del più a fantasia. Vai, ce la fai. Sei una Croft. Ricordati che sei una Croft. Forse non quel tipo di Croft. Ok, come dici tu. Allora. Guarda, allora saltiamo. Vai. Oh merda. Niente. No, qui non c'è nessuno. Non sono arrivati fin quassù. Ah. Allora risaliamo al bunker. Aspettiamo che passi la tempesta. Ok. Occhi aperti. Andiamo dentro. Ma loro entrano dentro e io posso cecchinarli con tranquillità. C'è una buona idea. C'è tempo. Rilassiamoci. Intanto poi ci metteranno a rovistare terra. Qui mi serve aiuto. Merda. Vai che l'ho ucciso. Vai proprio in modo brutale. Questi qui mandano. No, non è giusto però. Mamma. Porco. Vai, sei una persona inutile. Merda. Minchia. Muori. Hop. Hop.
Una ga... Un pollo. Un pollo! Scusate. Ma da cibo. Boh. Dovevo farlo. Perché ragazzi? Perché mi guardate così? Non sono un assassino! Era un pollo! Non potevo non ucciderlo! Ah, questo qua potrei... Hop! Oh merda! Vediamo cosa troviamo qua dentro. Una sorta di mortaio con pestello. Veniva utilizzato dagli erboristi. Bravo. Tutte queste cose dove le staresti mettendo? Zan, zan, zan. I misteri di Tomb Raider. Hop! Ok, continuiamo di qua. Bam. Direi che scalo nel metodo, nel modo più brutale possibile. Vaffanculo. Sto per morire. Vai. Io correrei adesso. Non so tu, ma... Vai. Bellissima questa scena, ragazzi. Sto gioco. Oddio, chi è? Dove siete? Avete trovato Sam? Stiamo ancora cercando. Beh, ok. Io proverò a trasmettere un SOS da una vecchia antenna radio. Consigli? Devi trovare il terminale di comunicazione. Ok. Cerca un mucchio di vecchi pannelli scassati. Ok. Vi avviso appena lo trovo. Hop. Ehi, sveglia, siamo intrusa. Ah. Ancora. Non costringetemi a farlo. Bah, oh merda. No, non costringetemi a farlo. Sì, costringetemi a farlo. Io non vedo l'ora di incontrarvi per farvi il culo. E lei... Oh, porca. Sembrava tipo... un mega sciabolone tipo con due scimitarre. Mi è venuto addosso e l'ho ucciso con un colpo nello stomaco. Allora... accendiamo il nostro focherello, bruciamo il tutto, guardiamoci intorno, siamo fighi, boom. Ah, quindi d'ora in avanti per, diciamo, per scassinare utilizzerà la piccozza da arrampicata. Bella piccozza da scasso che viene fatto. Sei un essere immondo. Ho una brutta sensazione. E spegnerei anche il coso, direi. Non si può arrampicare di qui. Se è una brutta sensazione. Bellissima. Torre radio. Mamma come trema, poverina. Mettiti alla pioggia pure, bella. No, un altro filmato. No. Io che volevo farlo finire il prima possibile. Fottiti, Lara, fottiti. Se ti dico che è un guasto meccanico, non elettrico. Ora, Alex. Forse è proprio un guasto elettrico. Dici? Oh, ciao. Ehi, chi è la pollastra? Oh, carina, eh? E come? È Alicia. Alicia? Mia figlia. Oh. 14 anni. Ed è già più sveglia di te. Oh. L'ha preso dal padre. Non badare a lui. Già. Devo pensare al guasto. Credo sia elettrico. Che pedofilo. Da suo padre. Buona questa. Ero al largo per una battuta di pesca notturna. Green, è ora di chiudere i boccaporti. Ok, arrivo. Stavo pescando. E a un certo punto vedo spuntare qualcosa dall'acqua. Io gli do una bella testata, così. 9 volte su 10 risolve tutto. Ci ho messo una settimana a riprendermi. Da allora non bevo un goccio. Ci vediamo a cena. Che figo questo vecchietto. Me la sentirei, giuro che... Giuro che... Disinstallerei... Cominciamo a disinstallerei... Vabbè, quello che cazzo... Come si cazzo si dice?
cancellerei questo gioco Dottor se morisse quello lì. Scena 15, Chuck 3, azione. Adesso afferralo bene e taglia lungo il ventre, così. Così? No, devi... Oh cielo, taglia, 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 taglia. Taglia? Che what the fuck? Tornerà indietro. Sono il dottor James Whitman. Vado a vedere. Un archeologo di fama mondiale. Sono uno scienziato. James Whitman, archeologo. Io le cose le esamino, non le tagliuzzo. Io le esamino. Lo so che è un pesce. Al diavolo, okay. Questa maledetta TV, al diavolo. Ho studiato Dai. Per divulgare cultura, Sam, non per fare il cuoco. Senza offesa, Jonah. Il pubblico vuole spettacolo, Jane. Lo sai. Ci tocca farlo finché non troveremo quel regno perduto. Tienilo da sopra, ok? Dai, in montaggio ti faremo sembrare Gordon Ramsay. No, non è possibile. Dottor Stima totale James per Whitman. Questo fottutissimo 15, gioco. Chuck 4, azione. Ora afferralo bene e taglia lungo il ventre. Così. A forza di studiarle ho le mappe stampate in testa. Complimenti, ma ti serviranno alla vita. Ma se il drago non troveremo Yamatai. Mi ricordo quando trovasti quella mappa nello scavo di tuo padre. Venisti a mostrarmela con quel pigiama con i pinguini. Avevo 5 anni, la mia prima scoperta. Hai un grande istinto, piccola. Devi solo fidarti. Mio padre me lo diceva sempre. Non per niente era un uomo istintivo. Nel bene o nel male. Ah, ok, quando finirà questo filmato? Ok, come dici tu? Ci avviciniamo alla tempesta. Non so cosa ci aspetta, ma ce la faremo. Ok. Ah, quindi lei si è vista i cazzi degli altri. Ok, Lara. Nervi saldi. Contano tutti su di te. Quindi ragazzi, direi che... Ora ringrazio Rod per tutte le scarpinate e scalate che mi obbligava a fare. È come se mi stesse preparando... Allora, saliamo un pochino di livello. È evidente che l'isola è abitata. C'è una comunità Vediamo, combattimento. Che uccide e recluta nuovi seguaci. Colpo basso, che è? Lancia a terra o pietrisco per accecare i nemici e renderli vulnerabili ai tuoi attacchi. Cosa cercano di preciso? Pure vediamo. Ok, sopravvivenza, mettiamo. Recupero avanzato. Esamina accuratamente cassa altri contenitori. No. Quando depredica ad avere degli animali. Scorsi di cibo. Ok. Vieni indietro. Poi. Vediamo cosa posso fare. Vediamo un pochino a caccia. Capienza, uso accorto di task e sac, consente di spostare più munizioni. Ok, apprendiamo. Bene. Poi andiamo. Combattimento e mettiamo tolleranza ai danni. Ok, benissimo. Vediamo se possiamo potenziare. Quindi no, non posso potenziare nient'altro, eppure è solo al 20%. Qua abbiamo il coso, qua abbiamo... Ok. Vediamo il nostro coso. No. Così posso fare. Caricatore avanzato, carrello forato. Per aumentare i danni inflitti. Quindi direi fuoco rapido. Terei questo. Ok. E direi che finisco qui. Benissimo ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Magari fatemelo sapere con un bel mi piace o un bel commento, anche iscrivendovi se non siete già iscritti. E niente ragazzi, noi ci vediamo come sempre in un video gameplay o tutorial. Quindi ragazzi, un saluto, un abbraccio e bye bye.